cucina dei miei sogni. Perché non ci sposiamo e ci facciamo la lista nostra? No. E io mi chiamo. Fate catturare da classe A. Scusa. Gli elettrodomestici. Là, là! De Villa Auto, la scelta giusta. E finalmente abbiamo scelto l'auto per noi. De Villa Auto, auto, moto e fuoristrada. Centro commerciale Azzurro, Sassari. De Villa Auto, la scelta giusta. Trovati in questa nuova puntata di Global, noi siamo all'esterno del palazzetto dello sport, ci stiamo per trasferire per l'appunto all'interno, in compagnia naturalmente del presidente provinciale del CONI, il dottor Gian Nicola Montalbano, in occasione di questa manifestazione che credo stia dando grande prestigio alla nostra città e anche alla nostra isola. Dà prestigio proprio a tutta la Sardegna, una manifestazione a questi livelli, soprattutto quest'anno che è un anno molto importante, molto importante in quanto siamo vicinissimi alle Olimpiadi, quindi diciamo che questo è un riscaldamento alle prossime Olimpiadi e soprattutto è importante anche perché il 2004 è anche l'anno dell'educazione attraverso lo sport e questo significa con questa manifestazione qua a Sassari dare un messaggio a tutti i giovani, a tutti coloro che fanno sport e vogliono avvicinarsi allo sport. È un messaggio per far da traino, che il CONI è vicino ai giovani, il CONI vuole che i giovani si avviano presso lo sport, ma soprattutto è importante perché lo sport fa bene, soprattutto a Sassari. I miei complimenti anche per la scelta comunque di aver inserito nell'organizzazione l'AISM, al quale so che lei è molto, insomma, molto attento nel seguirla. Certo, e questo connubio sport e associazioni così, poi questa dell'associazione della sclerosi multipla, credo che sia un connubio molto importante perché così si riesce a far vedere il lavoro che fanno i dirigenti di queste manifestazioni per cercare di portare avanti iniziative come questa, che è un'iniziativa molto 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 importante. La sclerosi multipla non uccide ma frena la vita. Noi siamo in compagnia del dottor Maggialetti, Vito Maggialetti, che è il presidente per l'appunto dell'AISM. Intanto ben trovato, credo una grande manifestazione che si spera comunque porti grande positività, insomma, alla vostra associazione. Una manifestazione sportiva, un evento sportivo che ha dello spettacolare per i suoi colori, per il suo movimento e certamente anche importante per quello che è il ritorno d'immagine della nostra associazione all'interno di queste grandi manifestazioni sportive. E ovviamente noi ne abbiamo vantaggio anche perché lo sport del tiro con l'arco è un buon elemento di terapia riabilitativa, quindi utile senz'altro ai nostri soci. La vostra associazione fa tantissimo affinché, insomma, si migliori la vita poi delle persone che stanno meno bene di noi altri, ma comunque i sassaresi, i sardi vi danno una mano? Diversamente non avremmo potuto realizzare quello che abbiamo, un centro per sclerosi multipla con tantissima attività, con tanti servizi, è solo grazie ed unicamente alla bontà dei sassaresi della provincia di Sassari. Noi fidiamo e confidiamo nel loro aiuto perché senza di loro certamente non potremmo fare nulla.
molto simpatica, comunque molto simpatico il fatto che i campioni europei vi abbiano regalato le frecce. È un segno di solidarietà. La solidarietà che ci hanno espresso è questa: con l'AISM si può fare centro, si può fare centro per raggiungere tutti quegli obiettivi utili e necessari per i nostri ragazzi, per le nostre persone che soffrono di questa malattia, dove appunto la nostra presidente onoraria, la professoressa Montalcini, dice sempre: è una malattia che speriamo presto la scienza possa sconfiggere e finalmente trovare un po' di pace anche per queste persone. Noi la ringraziamo, Presidente, e intanto lo ricordiamo a tutti i nostri telespettatori: informatevi ancora di più sull'AISM, informatevi un po' di più anche, andate via Prunizzè, dove c'è la sede dell'AISM di Sassari, e noi intanto in sovrappressione per tutto l'arco del tempo abbiamo lasciato in sovrappressione per appunto il numero telefonico dell'AISM. 079 29 15 00. E io voglio ringraziare proprio Paul De Santi, che da tanto tempo è con noi e che molto presto rivedremo nelle piazze insieme per poter sempre portare il messaggio di solidarietà. Che carino! Oh. Guarda che po'! La cucina dei miei sogni! Che figata! Ma perché non ci sposiamo e ci facciamo la lista notte? E io vi chiamo! Oh. Meglio le rubiamo! Classe A! Da classe A! Ah, per esempio classe A, sì! Anche io vi dichiaro! In arresto, là! Dio, facci bene! Classe A! Che bello! E ci facciamo la lista notte? Che figata! Ristorante Pizzeria San Gavino. Una serata all'insegna della buona pizza. San Gavino, in piazza Marconi 12, a Porto Torres. Pares, centro specializzato ricambi e assistenza. Pares, via Tempio 39, Sassari. Villa Rita, l'eleganza di un giorno importante. Ristorante ricevimenti Villa Rita, via Minellire, località Li Punti, Sassari. Sicuramente non poteva mancare l'amministrazione, siamo in compagnia dell'assessore, il dottor Giovanni Fada, assessore alla cultura, allo spettacolo, allo sport. Lei mi diceva poc'anzi, mentre comunque si guardavano le gare, che è sicuramente emozionato nel vedere questo sport. Beh, è stata una grande manifestazione. Manifestazione che ha dato lustro alla nostra città. Sassari ha ospitato 30 nazioni di grande livello internazionale e siamo particolarmente lieti che Sassari abbia operato anche bene per quanto riguarda i risultati sportivi. Due record mondiali realizzati, un record italiano, quindi risultati di assoluto rispetto che collocano la nostra città, collocano la nostra nazione, l'Italia, ai vertici di questo sport. Io sono sempre un po' curioso, lei lo sa, non lo dice sempre, che sono un curiosone, però come fa lei, con tutti gli impegni che ha anche insomma in amministrazione, a Palazzo Ducale, a riuscire poi a seguire comunque insomma gli sport, perché insomma è sempre, ovunque, lei ama lo sport in generale. Beh, lo sport per me è una grande passione, lo sport è un veicolo molto importante sia a livello sociale sia nella formazione dei giovani. E io che sono particolarmente impegnato nelle politiche a favore dei giovani, a favore dello sviluppo e della crescita dei giovani, non posso che prendere atto che lo sport sia un importante mezzo attraverso il quale tutti i giovani possono crescere sempre e migliorare le loro qualità per quella vita che poi li aspetta, dove possono verificare le loro qualità. La mia presenza qua è doverosa, è un omaggio agli Arcieri Torres, che hanno organizzato in maniera impeccabile questa manifestazione. E un caro saluto anche a Paolo Podighe, grande amico, al quale devo veramente una grande riconoscenza per aver portato questa manifestazione nella nostra città.